Ranieri è in vantaggio nei precedenti contro Ballardini, due vittorie, un pareggio e una sconfitta. I due si sono affrontati anche nel derby di Roma l'anno scorso, decise un gol di Cassetti a favore della Roma facendo perdere a Ballardini l'unico derby giocato sulla panchina della Lazio. Eccolo le squadre in campo, un po' di brividi di freddo, quindi questo è il motivo. Bene, abbiamo capito allora perché non inizierà questa partita, non giocherà Juan, che qui a Genova tra l'altro contro la Samp ha vissuto una delle peggiori giornate della sua carriera. La Roma sconfitta nonostante un ottimo inizio di partita, nonostante il vantaggio, vinse la Samp 2-1. Tutto pronto, si aspetta solo il fischio di Orsato. Si comincia allora con il Genoa a gestire il primo pallone, emergenza dunque anche in difesa per la Roma, con Castellini nell'inedito ruolo di terzino destro. Risia è riuscito in gol l'anno scorso nel 3-2 interno del Genoa di cui vi parlavo in precedenza. Simplicio recupera il pallone, Totti al limite, Totti cerca uno spazio, allarga per Simplicio, ancora Totti con il destro, Totti deviazione, c'è Brighi, può calciare, chiude la difesa del Genoa al primo brivido per la porta di Genoa contro questo attacco della Roma. Fabio Simplicio sulla tre quarti, va il cross in area, Borriello non ci arriva, Eduardo porta vuota, Borriello non trova lo spazio per il tiro, ancora Borriello, incredibile salvataggio, la Roma vicinissima al gol del vantaggio. Una doppia occasione da parte della Roma, prima con Totti che tira sul difensore del Genoa e questa di Borriello che non si accorge di essere davanti alla porta e ritarda il tiro, poteva essere veramente l'1-0 però quella... Totti allarga per Castellini, arriva il pallone di ritorno per Totti in area, ancora Totti, altra battuta, Calazze, Totti prova a calciare ancora, lo Shakhtar e la contestazione, la Roma sta dando subito un bel segnale di vita. Totti in mezzo, arriva il gol di Mexès, Roma avanti, Mexès al sesto minuto. Ottimo, ottimo il corner da parte di Totti, di Mexès, bravissimo, forte fisicamente, ha spostato il suo avversario, ha colpito deciso in porta, niente da fare per il portiere Eduardo. Colpo di testa di Mexès, la Roma in vantaggio, si stacca dal suo marcatore che è Dainelli e porta la Roma in vantaggio Mexès, un gol pesantissimo anche dal punto di vista psicologico e dal punto di poter fare gol. Roma in vantaggio allora, dopo un grande inizio la Roma riesce a capitalizzare, ad andare avanti, qui un fallo commesso da Mesto ai danni di Perrotta, Perrotta molto dolorante. Uno che non fa scena, è un duro, però insomma si sta mettendo, vedete, le mani sulla fronte, sta sentendo tantissimo dolore, quindi entra in campo. Rischia moltissimo, altro pallone perso dal Genoa, Totti e Borriello in contropiede, Borriello al limite, cerca spazio, poi va a servire Taddei, Taddei in area, Taddei, Eduardo con un miracolo. Grande parata da parte Eduardo che mette la mano sinistra, se nota, adesso vediamo il calcio d'angolo. Va Milanetto, palla sul secondo palo, salta Dainelli, palla che ritorna a Milanetto, avrà un'altra possibilità di cross il regista del Genoa, la palla è sul primo palo e Palacio la gira, opportunità Genoa, 14 minuti, spettacolo a Marassi, una palla gol dietro l'altra. Adesso in questo caso bravo Palacio, ma non riesce ad abbassarla la palla, non riesce a schiacciarla in questo caso. Per l'ex esterno del Liverpool, Borriello. In due a scalare su Marco Borriello che difende benissimo il pallone, prende il colpo da Kuzka, sarà calcio di punizione della sua carriera qualche anno fa contro la Sampdoria. Fischia Orsato, va Totti di potenza, un'altra deviazione, Burdisso, 2-0 Roma, in gol i due centrali di difesa. Sì, grande palla da parte di Totti, forte, tesa, Burdisso è stato bravissimo a toccarla leggermente e mandarla sul palo opposto, veramente un grande gol. Burdisso e Mexès sono due giocatori che quando vanno davanti fanno sempre grandi cose. Una Roma letale sulle palle inattive, che botta di Totti, Burdisso ci mette la testa e raddoppia. E vediamo ancora lo spazio per Marco Rossi, mette giù il capitano del Genoa, poi con l'esterno per Floro Flores, altro colpo di testa pericoloso nell'area della Roma, altro errore. Rossi ha messo una bellissima palla di esterno destro, Floro Flores col tempo giusto. Palacio una con Floro Flores. Va Rafinha a calciare dalla bandierina. Rafinha sul secondo palo, salta Calazze, colpo di testa e poi Taddei, ma la palla è uscita sulla traiettoria direttamente dal corner di Rafinha, dunque non vale il corsa contro due avversari, Mexès lo ferma. Roma ancora molto attenta a chiedere gli spazi per ripartire in contropiede, Totti tra tre avversari, trova Borriello, il calcio da dietro di Rafinha, fallo evidente, arriva anche il cartellino per il brasiliano.
Bellinelli, Criscito il destro, fatto Borriello, mette giù Calazze. Altro passaggio sporcato da Borriello che poi riceve in profondità, tocca per Totti, forse con un braccio, Totti morbido, Borriello al volo, Borriello! La palla colpisce il palo e finisce sul fondo. Una grande Roma, una Roma di grande sacrificio, di spirito collettivo, una Roma che sta facendo veramente una grande partita e sta legittimando il risultato. Il giocatore del Genoa, Brighi, Totti attaccato da Calazze. Intervento sul pallone, Milanetto verticalizza, Floro Flores, miracolo di Julio Sergio, una super parata, grande occasione, carattere, una roba che ha subito sbloccato, ha trovato i due gol con Xhaka e Burdisso. Sì, bellissima partita, giocata molto bene dalla Roma con grande intensità soprattutto al centrocampo, poi ha sfruttato due disattenzioni difensive sul calcio d'angolo del Genoa. Martini, panchina, Scarpi, Boselli, Antonelli, Moretti, Veloso, Paloschi e Jankovic. Fischio alzato, si riprende allora con la Roma a gestire il primo pallone, Simplicio fallisce però il controllo, allora Criscito, parte Rafinha ma si dimentica il pallone, Brighi glielo strappa, Totti e Borriello in contropiede contro i due centrali del Genoa, Danelli e Calazze, la palla di Totti per Borriello, al limite Borriello, entra in area, Borriello carica a sinistro, entra sul destro, poi allarga il gioco, Totti controlla, Totti, Francesco Totti, 3-0, la firma del capitano. Grandissimo contropiede da Roma, fantastico il movimento di Borriello che va dalla parte opposta, punta Danelli, rientra e scarica per Totti, che Totti col suo sinistro in mezzo alle gambe del difensore del Genoa porta a tre le reti per la Roma. Letale l'1-2 tra gli attaccanti giallorossi, Borriello per Totti e Totti mette dentro il quarto gol del suo campionato, il secondo su azione, il primo era stato inutile nel finale contro il Venire indirizzato proprio a Totti e Borriello, si era parlato di poca compatibilità tra i due, certo nell'azione hanno fatto dei movimenti a te. Qui attenzione a Floro Flores in area, Palacio! Terzo gol quest'anno dell'argentino. Qui c'è stata una disattenzione dalla difesa della Roma che ha permesso a Palacio di calciare in porta e accorciare le distanze. La corsa un po' rilassata, la Roma sul 0-3 dopo il gol di Totti, immediata risposta del Genoa, non è ancora finita Marassi. Cambiare gioco, Castellini allontana. Mesto si allaccia con Borriello, si continua anche perché la palla rimane a Mesto in area, Floro Flores, carica al destro, una botta di Floro Flores, Genoa ancora vicinissimo al gol. Un Genoa che non molla, un Genoa che ci crede, sta bene fisicamente e quindi sicuramente fino alla fine proverà a dar Milanetto, il cross per il movimento di Rafinha, Floro Flores segna in nessun modo, Floro Flores gli aveva dato una palla perfetta a Rafinha, solo da mettere dentro. Floro Flores oggi si è mangiato l'impossibile, grandissima questa azione, Rafinha mette giù, esordito in Serie A contro il Genoa, ha trovato il gol quest'oggi, Floro Flores, tanto spazio, Floro Flores, Floro Flores, ancora Julio Sergio, un duello infinito, insiste il Genoa, Palacio prova a passare, lo contiene Castellini, poi Julio Sergio, oggi fantastica la prova del portiere della Roma. Determinante il portiere della Roma. Campista slovacco, aspetta il movimento di Rafinha, la palla arriva a Rafinha, dopo il tocco di Palacio, tiro molto molto debole, facile questa volta l'intervento di Julio Sergio. Per tutto certamente l'ingresso in campo di Alberto Paloschi che entra per Rossi, dunque tridente, adesso vedremo se Palacio magari andrà a fare l'esterno. Calazze, Kuzka, passa Kuzka contro Brighi, allarga per Floro Flores, il cross di Floro Flores, Paloschi è libero, Paloschi! 2-3, gara completamente riaperta, Alberto Paloschi il primo gol con la maglia del Genoa. Floro Flores sbaglia lo stop, rientra, mette una palla per Paloschi che è solo in mezzo all'area, stoppa la palla di petto e gira da grande centravanti qual è lui. Da 0-3 a 2-3, adesso ci aspetta un finale entusiasmante e la Roma ha difeso piuttosto male anche in questa circostanza. Vediamo la posizione di Paloschi, no, nettamente regolare. Kuzka dentro, Paloschi prova a far passare per Rafinha, Miguel Veloso con il sinistro. Nessun pericolo per la porta. Mesto. Il cross di Mesto.
Lloris in ritardo, Palacio di testa, il gol di Palacio, 3-3, a 0-3, incredibile rimonta del Genoa. Doppietta di Palacio, qui però l'errore della difesa della Roma, aspettiamo il replay, ma sembra abbastanza clamoroso, una palla lenta, morbida dentro l'area di rigore. Sì, lenta e morbida, dove Palacio ne approfitta e mette la palla di testa nel palo opposto, ma gravi le amnesie difensive in questo caso della Roma. Straordinario il cuore del Genoa, certo che la Roma ha buttato via, chiaramente manca ancora tanto, ma una partita che sembrava in pugno, 0-3, la Roma ha giocato un veloso Giulio Sergio, sicuro, ha già rimesso in movimento Taddei. Tre giocatori della Roma contro ben sei del Genoa, adesso anche lo sforzo difensivo del Genoa, la palla passa, Menes in area, Menes accelera, Menes, Totti la porta vuota e Totti sbaglia il gol del 4-3, Criscito salva il Genoa, incredibile! Straordinario Criscito, straordinario Menes nell'uno contro uno, Totti tira addosso a Criscito, era un'occasione importantissima. Palla in profondità per il solito Palacio, grande partita dall'argentino, Palacio sul fondo. Mette il cross sul primo palo, Mexes riesce a liberare l'area, Moretti, ancora Palacio, Criscito, la palla per Palacio, Palacio gioca dentro Paloschi, 4-3, incredibile Marassi, da 0-3 a 4-3, doppietta di Paloschi. Cristian, è inspiegabile come la Roma sia scomparsa dal campo, stava dominando, stava giocando benissimo la squadra Ranieri, era avanti di 3 gol. Assolutamente sì, ha avuto un crollo sia mentale che fisico la Roma, mentre Genoa a livello fisico ha fatto una straordinaria partita, ma tutta la gioia di Paloschi. Scusami, prego. Difficile da commentare quello che stiamo vedendo, insomma, un crollo sia fisico che mentale, una squadra esperta come la Roma è difficile. Qui l'assist di Palacio, davvero straordinario Palacio, qui da valutare la posizione di... Tiene palla, Veloso prova a passare contro due avversari, ma alla fine la Roma recupera il pallone, Taddei, grande sforzo, prende il calcio di Rafinha, cartellino per Rafinha. Rivediamo l'intervento, i danni di Taddei, giusta la munizione. Burdisso, Greco, Menes al limite, il pallone allargato, Taddei, secondo palo Brighi, non ci arriva, opportunità per la Roma, forse è l'ultima perché sono scaduti quattro. Una frazione di secondo. Fischi Arsato finisce con una rimonta incredibile del Genoa, 4-3, la Roma vinceva 3-0 al sesto della ripresa. La festa di Marassi per la rimonta del Genoa, un weekend assolutamente folle per la Roma, dalla contestazione di Trigoria a un inizio di partita fantastico. La Roma ha trovato due gol nel primo tempo con Mexes e Burdisso, ha trovato il 3-0 con Totti, sembrava in controllo, lì qualcosa si è spento, si è acceso invece il Genoa.